Militare da oltre 3 mesi vigila le acque del Mediterraneo meridionale per soccorrere i migranti e dare la caccia agli scafisti. Matteo Parlato ha visitato una delle navi impegnate nella missione Mare Nostrum. Vediamo. Sei navi, 10 tra elicotteri e aerei, pattugliano il sud del Mediterraneo dal 18 ottobre per l'operazione Mare Nostrum, al fine di evitare nuove stragi in mare. A bordo delle navi, accanto ai circa 800 marinai, ci sono agenti di polizia per l'identificazione delle persone soccorse e volontari che affiancano il personale medico della Marina. Quando il Presidente del Consiglio annunciò la missione, disse che si sarebbe conclusa ai primi di dicembre. Ma così non è stato. La missione durerà fino a quando esisterà questo tipo di emergenza, quindi non è scelta una data di fine missione, questo è un impegno che si è assunto l'Italia dopo una tragedia immane che abbiamo visto in mare, la stiamo compiendo con estrema attenzione, sono oltre 8.000 le persone che sono state salvate, quindi non ci sarà un fine missione fino a quando ci sarà bisogno di questa missione. Questa missione costa 12 milioni di euro al mese, sono risorse della Marina Militare Italiana che di fatto quindi ha diminuito altre attività addestrative proprio per concentrare le risorse in questa operazione. Chi critica questa missione dice: è difficile pensare di scoraggiare i trafficanti aiutando i loro clienti ad arrivare in Italia. Come risponde a questa critica? Che sbagliano, perché senza questa missione purtroppo il rischio di vedere altre vite umane disperdersi in mare, come abbiamo visto, sarebbe altissimo. E questa missione ha due compiti: da un lato salvare coloro, i migranti, che rischierebbero di morire nelle condizioni in cui si trovano questi barconi, ma dall'altro contrastare i trafficanti, e non a caso recentemente sono stati arrestati 16 scafisti, perché fa parte della missione anche questo, il contrasto a questa azione degli scafisti che fanno traffico di disperazione umana. Ma tecnicamente la Marina quanto ancora potrà mantenere attiva la missione? Questo dispositivo naturalmente è molto usurante sia per le navi che per i mezzi. Consideri che noi impegniamo 70% delle navi pronte della Marina, perché in media noi abbiamo impieghiamo 5 o 6 navi, quindi ogni giorno in mare ci sono 5 o 6 navi, e dall'inizio dell'operazione abbiamo impiegato 20 navi. 20 navi che sono metà circa delle navi da pattugliamento di cui dispone l'Italia. E quindi è un impegno molto gravoso. Dipende dai fondi che vengono messi a disposizione dal Ministero della Difesa. Gestire le persone in fuga è un problema che non finirà domani. La Marina si sta preparando anche per questo nel futuro? Sicuramente, perché il problema dell'emigrazione è un problema che noi stiamo vedendo nelle sue dimensioni attuali, che sono già molto grandi e direi enormi. Questo problema peggiorerà in futuro, perché non c'è dubbio che le guerre in Africa, il cambio del clima, la desertificazione indurranno popolazioni sempre più numerose a venire in Italia per andare anche in Europa. Nelle operazioni di soccorso i marinai hanno notato che i migranti spesso si spaventano alla vista dei militari, sia perché li scambiano per libici che temono, ma anche per paura dei respingimenti in mare, pratica su cui il governo si è espresso chiaramente. Il governo non considera i respingimenti uno strumento valido, peraltro noi sappiamo che contro i respingimenti noi possiamo anche considerare la Convenzione di Ginevra, in quanto quanti fra coloro che sono migranti hanno diritto a essere rifugiati, quindi da questo punto di vista non è il respingimento l'operazione corretta, l'operazione corretta è quella eventualmente poi dopo di individuare fra i migranti coloro che hanno diritto d'asilo e coloro no, ma non con i respingimenti in mare.